non c'è alternativa. La scelta tra la verità e le notizie farlocche. Siamo stati, io e lui abbiamo subito del primo le notizie farlocche, come campagna elettorale per le comunali, no? Dovevamo portare i dispiaceri in numero e non darla, poi adesso la SIA sta fallendo, la discarica si farà, il sindaco scappa, è tutto quello che Piedi Cerignola sa e conosce benissimo. Noi l'abbiamo vissuta per primi, una campagna fatta su quelle che oggi si chiamano fake news, notizie farlocche, finte, è bufale. Quell'ospedale è nato nel 1991 perché il sindaco, anzi la sindaca dell'epoca, sbloccò un finanziamento che era depositato in banca, soprattutto i finanziamenti pubblici depositati non producono neanche interessi, quindi erano lì, 5 miliardi delle vecchie lire, e quella sindaca riuscì a sbloccare quel finanziamento e cominciò l'iter della costruzione del nuovo ospedale di questa città. È nato l'ospedale, gli altri, perché purtroppo no, in politica c'è anche il rischio dell'alternanza, lo hanno intitolato, lo hanno inaugurato, lo hanno rinaugurato nuovamente, ma era un ospedale di base, 4 specialità, la medicina, la chirurgia, l'ostetricia, poi si avviò il servizio di dialisi, non c'era null'altro. Lo dico soprattutto ai più anziani, no? A quelli che lo hanno frequentato con l'ospedale quando era l'ospedale Tommaso Russo e poi trasferitosi nell'ospedale. Piano piano è diventato un ospedale di primo livello. L'urologia, l'oculistica, non c'erano prima del 2005 quando in Regione Puglia no, c'è stato il cambio di guardia ed è arrivato il governo di centro-sinistra che ha voluto anche assegnare un ruolo rilevante, quello che ho conservato per lunghi 9 anni. I servizi, la senologia, la rianimazione, voglio dire, è diventato un ospedale di primo livello. Ma voi potete immaginare che una, no, che ci ha messo l'anima per raggiungere quell'obiettivo oggi possa pensare di chiudere quell'ospedale? Siamo stati calunniati e diffamati sul tema dello smaltimento dei rifiuti, niente meno che aveva tenuto l'amnesia dell'Europa, cioè cose allucinanti. Se uno dice ma perché tu voti il centro-sinistra a queste elezioni, io dico una scelta di ragione, perché fino a quando non mi trovo un imbecille, io oggi in questo paese posso soltanto e soltanto votare con la coalizione dove oggi è candidata alla Gentile e che porta quei 4 simboli che vedete lì sotto, il Partito Democratico, il Partito più europeo di Ambolino, quello della Lorenzini, insieme, perché soltanto lì io sento sicuro veramente di poter garantire a questo paese un futuro democratico.